Negli altri video abbiamo imparato insieme quali sono i calci base del taekwondo, però abbiamo imparato a farli un po' in modo generale. Oggi ti propongo alcuni giochi, alcune attività che spero tu possa trovare divertenti, che ti aiuteranno man mano che imparerai a farle a migliorare la tecnica di questi calci. Per il primo gioco ti serviranno una bottiglia dell'acqua, tipo quelle un po' grandi da 1,5 litri, e un fazzoletto o un pezzo di stoffa qualsiasi. Dovrai posizionare la bottiglia dell'acqua di fronte a te, in questo modo, e poi dovrai mettere il fazzoletto o il pezzo di stoffa che hai trovato sopra al piede. Il fazzoletto andrà a coprire la parte del piede che usavamo l'altra volta per tirare il calcio frontale. L'altra volta alzavamo il ginocchio e allungavamo il piede davanti, giusto? Colpendo con questa parte del piede il cuscino. Oggi mettiamo il fazzoletto sopra il piede, in questo modo. Dobbiamo cercare di sollevare il piede e portare il fazzoletto dall'altra parte senza farlo cadere. Siccome è un esercizio un po' difficile, all'inizio puoi anche mettere una mano sul muro o appoggiarti da qualche parte, non so, tipo in questo modo, e aiutarti a mantenere l'equilibrio in questo modo. Ti faccio vedere di nuovo. Metto il fazzoletto sul piede, mi appoggio al muro in questo modo, sollevo e porto dall'altra parte. E poi puoi farlo anche con l'altra gamba. Ora ti propongo un livello un pochino più difficile dell'esercizio che abbiamo appena visto. La difficoltà maggiore consiste nel fatto che il fazzoletto non lo appoggeremo più sopra il piede, ma dovremo cercare, una volta che il fazzoletto è per terra, di pizzicarlo con i piedi, sollevare e lasciarlo andare dall'altra parte. Quindi è importante stringere bene con le dita dei piedi sul fazzoletto. Anche in questo caso, siccome è un po' complicato, potrai appoggiarti al muro all'inizio. Man mano che diventerai più bravo, poi vedrai che la mano la staccherai dal muro. Il secondo gioco che ti propongo è un po' particolare. Per farlo ti serviranno solo due pacchetti di fazzoletti, ad esempio, ma puoi usare un po' quello che vuoi, ad esempio anche due spugne per lavare i piatti, quello che trovi, ok? Anche due palline morbide se vuoi. Questi due pacchetti di fazzoletti li metteremo per terra e ci metteremo sopra i piedi, ok? Quindi, in questo caso, la parte che toccherà il fazzoletto non sarà più quella sopra del piede, ma sarà quella sotto, che si chiama pianta del piede. Se ti ricordi, questa parte del piede che ti dicevo che si chiama pianta, la utilizzavamo nel calcio laterale, che era quello che facevamo mettendo la mano al muro, sollevando il ginocchio non più di fronte, ma verso il muro, e poi spingevamo il cuscino lontano. Come vedi, la parte del piede che viene verso di te è quella sotto, ok? Ed è quella parte del piede che andrà a contatto con i fazzoletti. Ok, ora, dopo aver posizionato i piedi sopra i pacchetti di fazzoletti in questo modo, dovremo cercare di trovare un po' d'equilibrio, ok? Quindi potrai, siccome è un po' difficile, appoggiare di nuovo una mano al muro dove sei più comodo, ad esempio io appoggio alla porta, e dovrai decidere quale sarà il piede che disegna e il piede che sta fermo. Ad esempio, io scelgo il piede sinistro, questo qua, che sarà quello che farà i disegni, e quello destro starà fermo in equilibrio per adesso. Poi il giro dopo potrei cambiare gamba e fare la cosa opposta, ok? Quindi io ora sto ferma col piede destro e guarderò lo schermo, questo qua, che mi farà vedere quali disegni dovrò andare a fare col mio piede sinistro. La cosa importante è spingere bene sempre, lo ripeto, con i piedi sopra ai pacchetti di fazzoletti. Ti farò vedere solo un esempio di un paio di figure, poi lascio a te la scoperta delle altre figure che nasconde questo video. Ok, te ne faccio vedere qualcuna. Il livello 1 mi fa vedere per prima la linea retta. Quindi ho 10 secondi per disegnare schiacciando bene una linea retta sul pavimento e torno alla posizione iniziale. Vediamo qual è la seconda, un angolo retto. Quindi di nuovo schiaccio bene, schiaccio
e torno in posizione. Ne facciamo ancora uno insieme. Un semicerchio, quindi schiaccio e torno in posizione. Il video che ho utilizzato per farti vedere quali forme disegnare per terra te lo allegherò alla fine della mia spiegazione. E lo utilizzeremo anche per fare l'esercizio che ti propongo adesso. Quello che faremo adesso è molto simile a quello che abbiamo fatto la volta scorsa col calcio laterale. Quindi anche in questo caso potrei aiutarti con la mano sul muro. Quello che faremo però sarà non più tirare un calcio laterale come l'altra volta, ma solleveremo sempre la gamba lateralmente, quindi la pancia rimane di lato. La gamba si solleva di lato, in questo modo, e siccome siamo all'inizio possiamo tenerla anche bassa, poi man mano che diventerai più bravo potrai alzarla sempre di più. Però partiamo dal basso. Da questa posizione potrai tenere sempre lo schermo davanti con le figure che appaiono e al posto di disegnare le figure schiacciando per terra, dovrai tenere la gamba su e provare a disegnarle nell'aria, tipo un cerchio, una linea, un quadrato. È un esercizio molto impegnativo, quindi se vuoi all'inizio, tra una figura e l'altra, puoi appoggiare il piede e poi rialzarlo successivamente. Man mano che diventerai più forte, potrai tenere sempre il piede su in ogni figura che farai.